L'immagine inviata dal rover Perseverance da Marte ha fatto il giro del mondo. Un grande passo per l'umanità, verrebbe da dire. Raccoglierà i campioni dal suolo e entro il 2031 li porterà sulla Terra. L'obiettivo è cercare di capire se ci sia vita sul pianeta rosso. Per rispondere ad una tra le domande più importanti in ambito scientifico sarà una giovane studiosa dell'INAF di Firenze, Teresa Fornaro. Originaria della Campania, di stanza in Toscana ormai da tanti anni, Fornaro è l'unica italiana tra i 13 che hanno partecipato alla missione Mars 2020. Analizzerà i dati della sonda della NASA. Lavora all'istituto da qualche anno dopo un percorso di studi che l'ha portata prima a laurearsi a Napoli, poi alla Normale di Pisa e in seguito a Washington. Lo scorso novembre ha saputo dalla sua ammissione al progetto, seguirà da vicino adesso la sua evoluzione. Avrà come collaboratori John Brucato e Giovanni Poggiali, altri due studiosi di Arcetri. Aiuteranno il team scientifico ad identificare le molecole sulla superficie di Marte. Una grandissima soddisfazione, un enorme orgoglio per Fornaro, che porta dunque un piccolo pezzo di Toscana direttamente sul pianeta rosso. In questa storica impresa c'è anche un po' di Firenze. Teresa Fornaro, ricercatrice fiorentina, è l'unica italiana tra gli scienziati che partecipano. Un grande onore per la città, ha sottolineato il sindaco di Firenze, Dario Nardella.